oggi giornata particolare, abbiamo detto Gran Premio Trinacria, siamo in tribuna tra l'altro non piena, però abbastanza attiva anche come gioco. Abbiamo preso un ragazzo dal pubblico, si chiama Marco. Marco, dai, commentaci un po' come vedi questa sesta corsa. Ma come la vedo? Sicuramente è un Gran Premio che sembra forse più in centrale, però purtroppo ci sono molti Gran Premi in tutta Italia, quindi i cavalli si spostano. Ma a me piace molto l'uno, penso che si sfili al comando, tranne scelte di scuderia che sicuramente vorranno mollare o correre in testa, però se ripete l'ultima linea di Napoli secondo me non perde. Poi, come altri, ci sta Totò del Ronco, frequentatore molto di Gran Premi, corre spesso con telecomando ok, con cavalli veramente forti. Per gli altri metterei a rincalzo una tala batteria e Tor di Girifalco, anche se col 7, ripeto, tranne se non gli viene la corsa ad hoc, difficilmente può vincerla. Perfetto, ringraziamo Marco. All'ippodromo di Palermo abbiamo anche i turisti, vista la giornata. Vengono dall'Inghilterra, una zona comunque limitrofa per quanto riguarda Londra. Chiedo un po' dell'organizzazione, cosa ne pensano. Good evening. This is the first time here in Palermo in January. No, we visit Palermo two or three times a year, and always we come to the horse racing. Why here? We have friends in Palermo, and in Sicily, of course, you only have two horse race courses, whereas in England we have many horse race courses. So we either come here or to the Ippodromo Mediterraneo at Siracusa. Okay, do you like the atmosphere today? I saw the pony with children, degustation of food. In generally, what do you think? I think it's wonderful here for the families. The Italians always appear to be very much for their children, so yes, it's a lovely atmosphere. Love it. Ok, thank you. Allora, hanno detto che per quanto riguarda non è la prima volta che vengono a Palermo, tra l'altro il signore ha degli amici che sono proprietari di cavalli. L'atmosfera e la giornata, dico, per quanto riguarda la signora, ha detto che è abbastanza particolare. Tra l'altro è una cosa che accomuna, mette un po' le famiglie, ecco, a passare una giornata tutti quanti insieme. Quindi li ringraziamo, thank you, bye, good luck for the Trinacria. Sì, adesso abbiamo un altro spettatore abbastanza attivo, Giuseppe Ribaudo. Parlaci invece un po' dell'organizzazione, visto la giornata, cosa c'è in giro. Beh, ci sono pony, esposizioni di macchine, degustazioni, insomma. Sì, siamo in presenza di Natale, tra l'altro vincitore del Caccia e Vincente, il gioco organizzato appunto da Giuseppe Mangano della scorsa edizione. Natale, anche tu impressioni positive per quanto riguarda l'organizzazione? Ci sono un bel po' di persone, c'è anche un bel tempo che permette appunto di venire all'ippodromo. Questo fa tantissimo piacere, anche all'Ippica Palermitana, e si va avanti così. Diciamo oggi ci sono un bel po' di corse interessanti. Hai avuto modo di vedere sgambature? Sì, qualche sgambatura l'ho vista. Diciamo, per quanto riguarda il centrale, a me piace molto quello di Mimmo, che proverà ad andare in testa. Spero rimanga in testa. E poi, come un cavallo che gli può dare testa, che può impensierirlo, è Tor di Girifalco, guidato dal buon Di Stefano, che scende pure un bel po' di categoria, ha corso con altri cavalli. È messo molto bene anche Tala Batteria, che viene da una bella vittoria a Napoli, con Natale Cintura, mesi indietro, quest'estate. E poi, a seguire, mi piace anche Totò del Ronco, che di rimessa può correre molto bene, perché ci sarà una partenza molto affiatata. Non ho avuto modo di vedere un po' le quote al totalizzatore. Dico, tu che comunque sei qui in tribuna, hai visto qualcosa, magari un cavallo e potrebbe essere anche una sorpresa, quando effettivamente non dovrebbe esserlo, non so. Ma guarda, come sorpresa ti segnalo appunto questo Teo Fortefonte, che a quota fissa paga 12 su Betflag. A me piace molto. Spero che vinca appunto Mimmo, perché se lo merita. Io tifo per lui.
Sì, siamo in presenza del signor Serafino, del figlioletto Kevin. Tra l'altro, vista la giornata, l'organizzazione ha messo a disposizione comunque dei pony per passare anche un po' il tempo, perché ovviamente una cosa è il papà magari scommettitore e una cosa sono i bambini. Kevin, hai avuto già modo di salire sul cavallo? Sì. Com'è stato? Bellissimo. Cosa ti piace dei cavalli? In modo che corrono e fanno le gare. E tu hai qualche guidatore, visto il papà comunque che ti porta magari spesso all'ippodromo, qualche simpatia per qualche guidatore, fai il tifo per qualcuno? Sì, per il numero 4. Invece per quanto riguarda il signor Serafino, a parte magari darci qualche direttiva da scommettitore, per quanto riguarda l'organizzazione, devo portare la famiglia in una giornata... Dico, il tempo non è dei migliori oggi, però abbiamo avuto giornate migliori. Un po' l'organizzazione, un diversivo, un sabato pomeriggio comunque da passare anche in famiglia. Ma dobbiamo dire la verità, il nuovo staff dell'ippodromo di Palermo si sta dando molto da fare. Organizza delle cose molto graziose e cerca di portare soprattutto le famiglie all'ippodromo. Ed è una cosa importante perché diciamo l'ippica viene vista in un certo modo, però l'ippica è uno sport... che dovrebbe portare più gente, portare le famiglie, essere una cosa molto molto più bella di come la fanno apparire. Perfetto, invece per quanto riguarda questo Gran Premio, c'è qualche idea in particolare, chi potrebbe vincere, così? Ma secondo me, io per come ho visto correre Tina Turner ultimamente, secondo me oggi va in testa. Difficile che, avendo l'uno, essendo alla corda, difficile che non rimanga lì davanti. Ma se ci arriva il compagno di scuderia Tor di Girifalco potrebbe anche mandarlo via, però secondo me in retta Tina Turner in questo momento ha qualcosa in più anche del compagno. Io vedo un'accoppiata della scuderia Lo Verde, Tina Turner con Tor di Girifalco. Come terzo incomodo metto Talabarteria, che è la reginetta locale e ci sta alla grande. Poi altri inserimenti non ne vedo. Poi per quanto riguarda invece Kevin, hai detto che tu tifi per tutti i numeri 4, quindi abbiamo Tulum. Tulum, ti farà Tulum lui. Perfetto, quindi in bocca al lupo a Tulum. Tulum. Grazie. Sta per approssimare, un'ultima occhiata all'andamento del gioco: 2,23 Tor di Girifalco, 2,77 adesso per Totù del Ronco. Adesso si va in partenza. Sesta corsa di Palermo è il Gran Premio Trinacria, di galoppo in fase di allineamento il numero 3 Tu Sei Tu Bigi, si va allo stacco che riveste un'importanza davvero notevole in questa corsa, ma la corsa viene annullata, meglio la partenza viene annullata, quindi bisognerà ricominciare tutto da capo. Nel frattempo il gioco è stato chiuso e le quote definitive con un bel montante sulla corsa di
66.000 e rotti euro, e Tor di Girifalco quota di 2,29, quota ormai definitiva, contro favorito Totu del Ronco 2,79, poi 5,48 Tina Turner numero 1 e 6,29 Tulum numero 4, gli altri tutti in doppia cifra, ma adesso bisognerà attendere che i cavalli riprendano posto dietro la macchina e allora riprenderemo la linea al momento della partenza. Attenzione, la partenza è stata richiamata per un'interferenza tra il concorrente numero 5 e numero 4. Sesta corsa di Palermo, premio Trinacria, gruppo 2 per 4 anni, Memory Alpino migliore in 8 al via, favori al gioco per il numero 7 Tor di Girifalco, partenza fondamentale per questa corsa che vede partire molto forte Etia Furtifont, ma c'è l'errore di Tulum e soprattutto c'è lo scatto di Tor di Girifalco che insiste in terza ruota su Etia Furtifont e su Tina Turner, riesce alfine Etia Furtifont a scavalcare Tina Turner e prova a reggere anche Tor di Girifalco in quarta posizione Tu Sei Tu Bigi, poi Talabarteria e Totu del Ronco, un Etia Furtifont con un Mimo Zanca scatenato che ci vuole provare al comando anche contro il favorito, davvero difficile che si pensasse a una mossa così coraggiosa da parte di Mimo Zanca che regge l'attacco di Tor di Girifalco, 41,6, una prima frazione davvero molto forte sul piede dell'1,9 scarsi al chilometro, adesso sposta Tina Turner in anticipo su Talabarteria, poi anche Tu Sei Tu del Ronco viene avanti e ci avviciniamo alla fase decisiva con Etia Furtifont già in difficoltà sotto la pressione di Tina Turner che scavalca il capofila e passa a condurre ai 600 finali, seguita dall'altra locale Talabarteria, anche Tutù del Ronco si fa avanti primo chilometro sul mio cronometro in 1:12,5, Tina Turner, Talabarteria e Tutù del Ronco, poi più indietro anche Tu Sei Tu Bigi, mentre dopo il testa a testa iniziale hanno alzato bandiera bianca nettamente sia Etia Furtifont che Tor di Girifalco e siamo alla fase conclusiva, viene richiesta Tina Turner e sembra in difficoltà Tu del Ronco, invece viene avanti Talabarteria con Natale Cintura, Talabarteria attacca e passa su Tina Turner che prova l'ultima difesa estrema ma non c'è niente da fare, Natale Cintura e Talabarteria, davvero un trionfo nei confronti di Tina Turner e di Tu del Ronco. Si parlava di una Talabarteria non al top della condizione, ma evidentemente le cure degli ultimi giorni hanno fatto il loro effetto. Sul mio cronometro ho un tempo che dovrebbe essere sicuramente sotto l'1,13, anche se non di molto per Talabarteria che paga 12,45 e vince la sua seconda classica in carriera e stavolta è una classica open tutto al femminile, l'arrivo con un'ottima Tina Turner che resiste fino a quando ce la fa, poi deve cedere all'avversaria, comunque ottima seconda, la sua migliore prestazione in carriera al debutto in una corsa classica, un po' sottotono Totu del Ronco a cui è venuta tutto sommato bene ma non è mai riuscito a interferire con le due femmine, chiudendo al terzo posto si sono eliminati in lotta nella prima fase Etia Furtifont e Tor di Girifalco. In numeri dunque 2-1-6 l'ordine d'arrivo da confermare della sesta corsa di Palermo. Ovviamente si sta prendendo tutti i complimenti del pubblico, essendo locale comunque una... Ora il tempo che entrano qui in pista piccola, due foto come giusto che sia.
tanto il tempo che il signor Natale, se ci avviciniamo magari... Signor Natale! Signor Natale, un'intervista! Signor Natale, complimenti! Grazie. Sì, infatti. Ovviamente... No, siamo in diretta, tra l'altro, quindi approfittiamo... Allora, signor Natale, abbiamo un po'... Stamattina sembra un po' prevenuto. In che senso? Nel senso che i cavalli si vedono un po' all'arrivo. Te l'ho detto, le corse si fanno dietro la macchina e dopo si vincono in arrivo, non sono in partenza. La corsa è venuta alla grande, c'è stato parecchio ritmo nei primi 600 metri per cui siamo stati agevolati. Però una cavalla ha dimostrato anche al passato di essere una cavalla qualitativa, per cui sai, quando sbagliano qualcosa davanti lei, dopo alla fine c'è anche lei. Per cui diciamo non è aver vinto il Gran Premio chissà che cosa, ci sta lei nelle migliori femmine d'Italia, voglio dire, non è una comparsa, è una cavalla abbastanza qualitativa, si è fatta valere anche a Napoli vincendo. Oggi la corsa è venuta bene, sono contento di aver vinto qui a casa mia, c'è tanta gente che mi vuole bene e per questo la soddisfazione è doppia. Si goda i complimenti del proprietario e degli artieri e dei ragazzi che... Complimenti ancora.